In questo tutorial di Ansible vedremo come installare un applicativo Node.js su un web server Apache. Questo lo facciamo perché ci serviranno questi due web server con installato questo applicativo Node.js, ci serviranno poi per il prossimo tutorial che ci farà vedere come utilizzare un load balancer in Nginx. Questo applicativo Node.js che poi troverete nel repository appunto ci stampa a video il nome del web server a cui siamo connessi, l'host name a cui siamo connessi, quindi poi tramite il load balancer potremo vedere lo switchare di questi due web server a seconda appunto del carico raggiunto dal load balancer. E quindi io questo applicativo l'ho fatto in Node.js, quindi dobbiamo vedere come installare appunto Node.js tramite Ansible. Questo applicativo poteva essere fatto in altri modi, Python, PHP, quello che volevate, ma mi sembra interessante farlo in Node.js anche per vedere appunto come usare il gestore dei pacchetti npm, eccetera, eccetera, tramite Ansible. E quindi questo è quanto. L'idea appunto per far questo è di resettare tutti i nostri server in modo da partire puliti, quindi io mi sono creato tre nuovi web server sul mio virtuali sul mio computer, sempre su VirtualBox, ma come vi ho detto voi potete usare server veri, quello che volete, e quindi non ci resta che andare a copiarci il nostro file, la nostra cartella Ansible pulita, perché come abbiamo detto partiamo da zero, tenendo ovviamente come riferimento tutto quello che abbiamo fatto, ma lo rifaremo in modo più pulito da zero. Quindi andiamo a copiarci la nostra cartella Ansible, andiamo a metterla appunto nel nostro percorso locale, nel mio caso io la metto in questa cartella e la chiamo Apache Node.js. Ok, quindi fatto questo, andiamo ad aprirlo nel nostro editor. Andiamo ad aprirlo nel nostro editor, quindi qui ho il mio applicativo, quindi andiamo come prima cosa, come abbiamo visto nei tutorial precedenti, a sbloccare l'inventory perché vogliamo usarlo in locale, quindi cancelliamo qui e salviamo. Andiamo qua nel nostro host e creiamo due categorie, una la chiamiamo web server e l'altra la chiamiamo load balancer. Perfetto, andiamo a mettere in UDP. Ok, questi sono i miei tre web server attuali. Appunto, se usate i server normali questo basta e avanza, siccome io sto usando VirtualBox ho bisogno di aggiungere la porta a cui mi devo connettere perché di default è quella 22, ma nel mio VirtualBox funziona solo 22 22, quindi devo andare a incollarmi il mio Ansible SSH port uguale 2222, mettiamo qui e qui ci siamo. Andiamo a creare un nuovo file e lo chiamiamo webserver.yelmo. Yelmo, rinomina. Ok,
come host appunto mettiamo solo web server task. Mettiamo yes. In realtà become diventa true, non yes. Poi andiamo a creare le nostre task, che la prima è installa Apache 2. Ovviamente per il nostro caro vecchio Apache andiamo qua nei progetti già fatti e ci incolliamo le cose. Allora, siccome questo abbiamo visto nei vecchi tutorial, possiamo venire qua e installarcelo così. Assicurati che Apache sia attivo, lo abbiamo messo. Poi andiamo ad installare le nostre librerie fondamentali. Quindi qua in loop andiamo a installare Build Essential, libssr, curl, git, che probabilmente alcuni sono anche già installati di default, sicuramente curl e git lo sono già, ma a noi non ci interessa. Mettiamoli lo stesso per sicurezza. Poi andiamo a installare il caro vecchio Node.js. Se vogliamo ottenere l'indentazione che abbiamo usato di qua, qua andiamo a capo, due punti, state. Poi, quindi qua andiamo a installare Node.js, qui andiamo a installare npm. Siccome vedete, io sto facendo copia e incolla perché io questo progetto l'ho già fatto per preparare il video, quindi per precisare la cosa, altrimenti viene un video lunghissimo. Vabbè, lunghissimo anche no, però diciamo ho un po' troppo per le lunghe, quindi io mi faccio i miei bei copia e incolla le cose che ho già fatto prima. Ve lo vedo in un altro modo per così, per far qualcosa. E quindi qua abbiamo installato il nostro pacchetto npm. Quindi fatto questo, dobbiamo andare a copiare l'app in Node.js, che ah, comunque se guardate sul mio canale vedete appunto la stessa cosa fatta, ovvero far andare Node.js su Apache, ma in modo non con Ansible, quindi con un'installazione manuale. Quindi poi potete vedere appunto, capire, se guardate anche il video precedente appunto potete capire meglio a cosa servono tutte queste cose. Quindi adesso mi devo andare a copiare l'app, adesso me la vado a copiare, quindi allora io ce l'ho. Ok, allora adesso vi faccio vedere l'app, che questa qua si chiama Demo. Come vedete è una semplicissima app in Node.js che non fa nient'altro che stampare appunto l'host name a video. E anzi, magari entriamo in demo e ve la faccio vedere in locale. Guardiamo se va. Ok, l'app è partita, quindi ci colleghiamo qua in locale alla porta 3000. E come vedete non fa nient'altro che stampare appunto l'host name. Questa è l'app in Node.js, quindi come avete visto possiamo continuare l'installazione. Quindi torniamo qua sul nostro web server e come vedete copia app node, quindi la copiamo la cartella demo source 2.demo
nella nostra destinazione deve essere var www.app e deve avere i permessi di scrittura 750755. Come vedete, queste sono tutte cose che abbiamo già visto nei tutorial precedenti, le stiamo solo adattando a questo progetto. Come vedete, qua c'è un notify Apache 2, quindi noi dobbiamo andare a creare un handlers chiamato restart Apache 2, che come vedete abbiamo qui. Anche questa cosa era già presente nei tutorial precedenti, quindi se avete dei dubbi o qualcosa non vi basta che guardarvi la playlist e andare a cercare appunto questi passaggi, sempre qui sul canale intendo. Quindi ok, ci siamo copiati la nostra app. Ora dopo esserci copiati l'app, dobbiamo abilitare due moduli Apache, che sono appunto i moduli Apache che abilitano i proxy. Quindi Apache module, qua abbiamo state due punti present, name proxy, questo è il nome del modulo, appunto si chiama proxy. Praticamente questo è il comando, come abbiamo già visto, che corrisponde al comando manuale A2 nmode. Stessa cosa qua, andiamo anche qui ad abilitare un secondo modulo chiamato proxy HTTP, e anche qui appunto il nome, e qua c'è il notify restart Apache. Quindi abbiamo messo il comando per attivare i moduli. Ora non ci resta che installare un packages che serve per far partire in daemon a Node.js. Quindi questo package si chiama PM2, quindi usiamo appunto da npm, abbiamo questo modulo appunto npm, e a quale diciamo che dobbiamo installare PM2. Il comando manuale per installare questo sarebbe stato npm, aspetta, lo metto qua, npm install -g, che sarebbe global, appunto. Qua vedete abbiamo messo global yes, se avevamo fatto da riga di comando avevamo fatto npm install gpm2, e invece questo sarebbe stato appunto quello che avevamo dovuto fare manualmente. Fatto questo, dobbiamo appunto far partire il daemon tramite questo comando pm2 start app css, e qua gli mettiamo il percorso, quindi pm2 start app js meno meno name, questo è il nome dell'app, che è praticamente una funzionalità di pm2, e che ti permette di rinominare le app. Noi possiamo anche chiamarla demo per essere coerenti. Qua appunto c'è la directory su cui deve essere lanciato il comando, che è var www.demo, anche qui ci siamo. Quindi fatto questo dovremmo aver fatto la cosa più importante, quindi ora non ci resta che creare un virtualhost. Quindi andiamo qui, creiamo un cartella chiamata files, qui creiamo un virtualhost e lo chiamiamo demo.conf. Ok, ora io vado a compilare la mia configurazione che avevo già preparato e poi ve la spiegherò. Anche se poi, se volete capire meglio questa installazione, come vi ho detto, ho fatto un tutorial apposito per far vedere come funziona Node.js su Apache. Quindi qua identiamo server name, perché io sto lavorando in locale quindi non ho un nome dominio. Qua appunto abbiamo questo proxy, come vedete qua gli passiamo la porta su cui lavora la nostra app, perché se andiamo all'interno della nostra app vediamo che gli abbiamo detto di girare sulla porta 3000. Ovviamente se cambiate la porta dovete andare qua e cambiare la porta, stessa cosa qui. Quindi salviamo il nostro file
file di configurazione e andiamo a copiarlo all'interno appunto dei sites available di Apache. Quindi abbiamo detto che abbiamo messo in files nella cartella files e si chiama demo.conf. Quindi anche qui andiamo a chiamare demo.conf, ma anche qui mettiamo andiamo a capo, due punti. Andiamo a capo, punti, e anche qua gli diamo i permessi di scrittura 0755. Fatto questo, dobbiamo andare a disattivare il nostro virtualhost di default. Questo ovviamente solo nel caso state operando su, come me, solo su vogliate usare appunto la porta principale di Apache, altrimenti se volete appunto avere più siti su Apache, questo non siete obbligati a farlo, ma siccome qua non abbiamo un dominio e dobbiamo usare il localhost, dobbiamo disabilitare quello di default di Apache. Quindi tramite questo lo disattiviamo e ora andiamo a linkare il nostro file di configurazione all'interno appunto dei siti attivi. Come vedete, aspettate che adesso andiamo a sistemarlo e poi vi faccio vedere. Quindi file src, allora con src andiamo a capo, mettiamo i due punti avanti, destinazione quindi app. Quindi appunto andiamo a copiare il nostro file, no, neanche a copiare ma a linkare, qua gli diciamo link appunto, quindi va a creare, andiamo a spostare appunto il nostro sito andiamo a mettere appunto la nostra configurazione in siti attivi. Questo sarebbe il corrispettivo, come vi ho detto anche nei tutorial precedenti, di A2 and site demo.conf, e qua andiamo appunto a riavviare Apache, come abbiamo fatto appunto anche qua. Se volete anche qua possiamo impaginarlo seguendo la nostra solita impaginazione, quindi così, appunto andiamo a notificare all'Enders di far ripartire Apache, stessa cosa qui. E quindi fatto questo dovremmo aver fatto tutto, quindi ok, quindi non ci resta che lanciare la nostra installazione, andare a verificare se vediamo appunto il nostro, in, le nostre due, se le nostre due, i nostri due server appunto hanno l'applicativo attivo. Quindi andiamo qui, facciamo clear, verifichiamo che le due macchine siano attive. Quindi, allora, una è qua e la facciamo partire. Andiamo a vedere l'altra. Abbiamo una seconda macchina qua, server Node 2 Node.js. Facciamo partire anche questa. Un server attivo e l'altro server, ok, anche la seconda macchina attiva, che appunto sono i nostri due web server, quindi questi due qui.
59, sì, ok, gli epi sono giusti, quindi dovremmo avere tutto, quindi lanciamo il nostro Ansible Playbook Web Server. Vedete, sulla 59 sta installando, sul 58 c'è stato un problema, dopo andrò a verificare che cosa è successo, però intanto facciamola procedere con la 59. Ok, qui c'è stato un errore. Ok, quindi aspettate, vado a vedere sulla 58 che problema c'era, dopo andiamo a vedere questo errore con PM2. Ok, allora il problema sulla VPS era un mio errore con VirtualBox, quindi quello deve essere ok. Ora proviamo a rilanciarlo, così vediamo. Ok, come vedete ora sono entrambe connesse. Quindi andiamo a rivedere l'errore invece che ci aveva dato prima, che era qualcosa relativo, intanto che installa sull'altra VPS, andiamo a vedere da cosa era dato. Era dato forse dall'installazione di PM2. Ok, andiamo di nuovo a vedere appena arriva. Ok, ora Apache è stato installato appunto anche sulla 59, quindi ora sta installando tutte le librerie anche sulla 59. Io sto installando le varie librerie anche sulla 58. Ok, ora installano JS, guardiamo se qua c'è qualche problema. Sembra di no. Installa npm. Ok, npm è stato installato, ora ha copiato l'app, ha abilitato i due proxy e ora sta installando PM2. Ok, sulla 59 è stato installato, sulla 58 sta installando ora.
L'errore è failed enable to change directory before execution. Quindi si trova in start daemon su pm2. Start daemon su pm2. Quindi pm2 start check var www demo. Andiamo a vedere noi dove l'abbiamo copiato. Ah, eccolo qui l'erroraccio. L'erroraccio qui, avevamo rinominato demo in app, come vedete qua, invece noi la cartella l'abbiamo chiamata demo, e quindi lui quando andava qui non trovava la cartella. Quindi ora rilanciamo i nostri comandi, portate un po' di pazienza che ora va a rifare tutti i passaggi. E poi dovremmo avere, poi tutto il resto dovrebbe funzionare. Ok, ora è andato tutto bene, quindi se andiamo a collegarci al nostro server 192.68.59.1, due punti 3000, abbiamo il nostro host server 3. Ovviamente. Ok, io qua, come vi ho già detto anche nei tutorial precedenti, ho messo 8080, ma in realtà poi su potete mettere appunto a porta 80 o non mettere niente, vi uscirà. È solo che io usando VirtualBox ho dovuto utilizzare questa porta. Come vedete qua l'app sta andando perché si sta stampando il nome del server. Adesso andiamo anche sull'altro server e andiamo quindi il 58 e vediamo se anche lì va. Ok, come vedete ora sulla 58. Sulla, appunto su uno dei web server esce server 2, sull'altro esce server 3 e quindi le due app sui due server, le due app Node.js sui server stanno funzionando appunto utilizzando Apache Proxy e questo, quindi per questo tutorial è tutto, nel prossimo appunto vedremo un load balancer che quindi di volta in volta utilizzerà o questo, quindi noi sull'indirizzo della macchina del load balancer dovremo vedere una volta server 3 e una volta server 2, appunto perché il load balancer distribuisce i carichi delle connessioni sulle varie macchine che ha a disposizione e ovviamente faremo tutto questo appunto tramite Ansible. E quindi niente, per questo è tutto, appunto, spero che questo tutorial vi sia stato utile, perché appunto ci ha permesso di rivedere un po' di passaggi di tutti i tutorial precedenti, ci ha permesso anche di vedere come si usa il pacchetto npm, come si lanciano dei comandi, qui appunto vedete l'utilizzo del pacchetto npm, qua appunto ci fa vedere appunto il comando command per lanciare appunto uno script. Appunto sempre tramite Ansible e ci hanno infrascato la memoria su appunto i vari comandi per copiare, linkare eccetera i file, c'è il nostro caro vecchio handlers, insomma credo che questo primo tutorial per costruire il load balancer sia stata una buona opportunità appunto per imparare qualcosa di nuovo e per rinfrescarsi la memoria su tutto quello fatto fino adesso e quindi niente, ci vediamo al prossimo tutorial, buona giornata.